Buonasera a tutti, cari amici. Siamo un'altra puntata del nostro salotto virtuale delle edizioni Ares. E questa sera è una festa per me e per Flannery O'Connor, un'autrice che davvero mi è molto molto cara, ma su questo vi racconterò qualcosina dopo. Abbiamo un parterre da favola, per cui con Bruno Nacci, l'autrice del libro, Ferrando Rossini e Daniele Mencarelli, che ringrazio tanto di essere qui ancora una volta con noi. E prima di tuffarci però nel fuoco di Flannery O'Connor, mi fa piacere raccontarvi, come al solito, che cosa stiamo combinando qui alle edizioni Ares, perché negli ultimi giorni sono stati davvero frenetici di novità e sono tante e, come vedrete, molto belle. Qualche news di libri appena stampati, appena andati, diciamo così, in onda. Il primo che vi segnalo è, lo abbiamo presentato ieri, la sua avventura è iniziata proprio ieri, ed è un giallo, Nebbia mortale, di Mario Iannaccone, di cui sono molto contento. Mario è un caro amico, ha fatto con noi un'inchiesta sulla rivoluzione psichedelica, i retroscena della rivoluzione psichedelica negli anni 50, il ruolo della CIA, gli sviluppi dell'LSD, insomma un saggio ponderoso ma che si legge come davvero come un romanzo, che è andato molto molto bene. Mario ha fatto con noi anche una bellissima biografia di un santo poeta, che è Giovanni della Croce, un personaggio per me enormemente affascinante. E poi, parlando nelle nostre chiacchierate editoriali, a un certo punto mi raccontava della sua passione per i gialli, mi ha proposto questo giallo ambientato in una nebbiosissima Milano del 1964, e così, se devo farvi proprio un trailer rapidissimo, è la storia di una crociera fluviale sul Po. Siamo nel 64, quando ancora si ipotizzava la possibilità di un grande canale navigabile tra Milano e l'Adriatico. C'erano dei possibili sponsor di questo progetto e il nostro Mario immagina una crociera di 3 giorni su apparentemente serena, apparentemente tranquilla sull'acqua del Po, ma a un certo punto una nebbia impenetrabile incomincia a causare una serie di incidenti molto spiacevoli, una avaria, problemi alla guida della nave e alcune morti sospette una dopo l'altra. È l'inizio di una serie di gialli seriali che hanno come protagonista il vicecommissario Brigante. Vi faccio rivedere la copertina. Poi un'anticipazione, vi ho raccontato una cosa che è uscita ieri, una cosa invece che uscirà domani, che è ancora tutto da imparare di Anna Benvenuti. Anna ha esordito l'anno scorso con Niente che ci assomigli, una bella storia di formazione di una ragazza che vede la propria famiglia dividersi, un dolore fortissimo. Viene, diciamo così, confinata nella masseria pugliese dei nonni per un'estate e lì incomincia a indagare sul passato dei propri genitori, scopre diverse ombre e cerca in qualche modo di far sì che i genitori possano tornare a dialogare tra di loro. Il finale era molto molto aperto, lasciava intuire la possibilità di un incontro con i genitori, ancora tutto da imparare, racconta, ecco, il sequel era. Si incontreranno o non si incontreranno, cosa succede? Lo potrete scoprire. Il romanzo esce domani e per gli amici che ci stanno seguendo lo potrete avremo una diretta alle ore 21 su questo stesso canale per lanciare in anteprima il nuovo romanzo di Anna Benvenuti. Qualche cosa velocissimo, perché ormai è il tempo per dedicarci a Flannery è arrivato. Ecco, siamo stati felicemente sommersi in redazione da richieste per vari giornali, di una novità molto curiosa, che è Adab Arabi di Paolo Branca. Abbiamo pubblicato la prima antologia della letteratura araba. Guardate che bella copertina seducente abbiamo preparato, grazie al nostro grafico Andrea Beolchi. È un viaggio bellissimo, dalle origini fino ai giorni nostri, nella letteratura araba. Ecco, questo tanto per darvi qualche ragguaglio di come stiamo combinando qui alle edizioni Ares, però adesso è venuto proprio il momento di festeggiare l'uscita di questo libro, che è uscito proprio ieri. Fernanda Rossini, grazie di averci dato questo libro magico. Il titolo è Flannery O'Connor, Vite, Opere
Vita, opere e incontri con invito alla lettura di Daniele Mencarelli, che ringrazio voi per il caldissimo invito alla lettura che hai fatto a questo libro, voi per essere ancora, so che stai scrivendo tanto, è un periodo complicato per te, stai uscito in libreria, così facciamo anche un po' di pubblicità, con La Croce e la Via per San Paolo, magari ci racconti anche qualcosina dopo di questo libro, quindi so quanto è prezioso il tuo tempo in queste giornate compresse, quindi grazie ancora una volta per essere qui. Come nasce questo libro, e poi passo la parola, ma nasce da una grande passione personale, nel senso che io negli anni dell'università rimasi folgorato da questa scrittura forte e solitaria di Flannery O'Connor. Avevo letto, se non ricordo male, La schiena di Parker nei libri dello spirito cristiano e mi colpì molto. Questa scrittura, diciamo così, tra virgolette diversa, così potente, così interessata ai forti contrasti e soprattutto a indagare il rapporto tra il bene e il male, la lotta nel territorio, la lotta, ecco, per spartirsi il territorio tra bene e male, che è una delle grandi ossature, uno dei grandi fiumi carsici che attraversa tutta la narrativa di Flannery O'Connor. Quindi mi incuriosì, poi man mano lessi le lettere, Sola a presidiare la fortezza, un libro che consiglio a tutti gli amici che ci stanno eventualmente seguendo, un libro fantastico. Io mi innamorai proprio, io sono un grande amante del genere epistolare, ahimè ormai traditissimo dall'editoria, nessuno pubblica più carteggi, ne sono follemente innamorato. Ecco, le lettere di Flannery O'Connor mi hanno svelato un mondo, proprio sono bellissime, calde, controcorrente, eccetera, eccetera. A quel punto se mi sarebbe piaciuto un giorno portare nel catalogo Ars qualcosa di Flannery. E ci siamo andati vicini quando Fernanda, nacque così la nostra amicizia, mi scrisse, non ci conoscevamo, proponendo la traduzione di un libro che avrei tradotto ovviamente al volo, che era il Diario di Preghiera, è uscito per Bompiani, se non mi ricordo male, per Bompiani. Quindi ho detto, Fernanda, facciamo, mi piace tantissimo l'idea, ma ahimè i diritti erano già passate ai Bompiani, però con Fernanda è iniziato così, diciamo così, una conversazione flanneriana, no? Ogni tanto mi mandavi per Studi Cattolici qualche bellissimo articolo che andava a esplorare angoli inesplorati della vita di Flannery, finché a un certo punto ho detto basta, è il tempo, perché in America continuavano a uscire notizie su Flannery, si aprivano bauli, uscivano nuove lettere, nuovi video, cioè questo archivio sembrava fiottare sempre cose più interessanti. Le biografie ormai erano invecchiate di una decina d'anni, minuto più, minuto meno, e a un certo punto ho detto, senti Fernando, perché non ci mettiamo a, anzi non ti metti, io sono molto bravo a dare idee e lavorare gli altri poi, perché non portiamo in Italia veramente una bella, ricchissima, completa biografia. Cosa che ha fatto Fernanda, con un accorgimento per cui la ringrazio ancora davvero tanto, perché sembra quasi che sia Flannery a parlare, cioè hai cucito così bene i frammenti di diario, le lettere, che uno praticamente legge veramente con grandissima gioia interiore queste pagine e sembra di vedere il film di Flannery, che sia, per cui è veramente un'esperienza energizzante leggere questo libro. Quindi questa mi sembra che sia, ci tenevo a fare questo cappello introduttivo, raccontando un pochino il backstage del cantiere Ares, e adesso ci tuffiamo dentro la vita che credo per voi riserverà molte sorprese di Flannery O'Connor. Allora, vorrei che però il primo che ci desse una mano a introdurre questa serata è Bruno Nacci. Perché Bruno? Perché intanto perché so che ama molto Flannery O'Connor, però lascio dire lui qual è la sua, tra virgolette, Flannery O'Connor. Ma poi perché anche lui è un esperto di questi chiaroscuri, di uomini che intuiscono il male, le ombre e lottano con esso. Mi fa piacere ricordare la fatica più recente di Bruno, che è Destini, la fatalità del male, un libro anche questo che sta andando molto bene, è plurirecensito, in cui ha messo insieme una serie di racconti, con una prosa splendida Bruno, in cui indaga dei personaggi cariati dal male, ma quando il male non li ha ancora definitivamente, diciamo così, conquistati. Il giovane Pol Pot, il giovane Hitler, e per dirne due, e così via.
Ecco, Bruno, ti lascerei la parola per dire qual è la tua Flannery O'Connor, le tue impressioni di lettura, cioè facci vagabondare un po' nelle tue impressioni flanneriane. Grazie mille a tutti. Io cercherò di essere molto breve. Prima di tutto, però, vorrei di nuovo congratularmi con l'autrice della biografia. Ho detto subito ad Alessandro, appena avevo letto le prime pagine, è una biografia molto bella. Io poi sono piuttosto bulimico per quanto riguarda le biografie. Io stesso ci ho provato a scrivere una biografia forse un po' eccessivamente ponderosa, e quindi il tema biografico mi è molto caro, mi è molto vicino. Però non vorrei lasciare questo giudizio che si tratta di una bella biografia troppo vago. Cioè, bello, bella perché? A mio parere per tre motivi. Il primo, per la completezza. Io non ho certamente la preparazione, non sono un anglista, non sono uno studioso per giudicarla, ma direi che dai testi che vengono proposti ad ogni pagina si può parlare tranquillamente di una completezza della informazione, di una completezza dello studio che l'autrice ha fatto sulla scrittrice americana. Il secondo elemento che mi fa dire che si tratta di una bella biografia, anche più che bella, è la sobrietà. Si tratta di una scrittura molto sobria, molto contenuta, senza troppi svolazzi, senza svolazzi, senza ricami eccessivi, senza, insomma, in poche parole, chi scrive la biografia non si mette in prima posizione. Questo è qualcosa che capita ormai piuttosto di raro nelle biografie. Cioè, c'è la tendenza, chi scrive la biografia si mette davanti all'autore di cui sta scrivendo la storia. Questo non accade invece, per fortuna, nel bel libro appunto della Rossini. E poi c'è un altro elemento che è quello della discrezione. Poi tornerò magari in un altro giro sul tema che sta alla base di quello che sto dicendo della discrezione. Perché discrezione? Perché se c'è un autore, a mio parere, per quel poco che so, sono un semplice lettore di Flannery O'Connor, la vita e il personaggio, la vita di Flannery O'Connor e il personaggio si prestano molto, e ho letto un po' di tutto in questo senso, poi dopo farò anche un esempio, si prestano a, non dico pettegolezzi, questo tutte le vite si prestano a pettegolezzi, ma si prestano a calcare la mano su alcuni aspetti di questa vita. Ne cito due: il razzismo, su cui più avanti vorrò tornare, e poi il rapporto con la madre. E invece, ecco, anche qui sono rimasto molto favorevolmente colpito da questo libro scritto da Fernanda, perché tratta questi due argomenti con mano lieve. Ne parla, ovviamente, perché è impossibile tacerli, ma con mano leggera. Ecco, è molto facile schierarsi a favore o contro il presunto o vero, reale o meno reale razzismo di Flannery O'Connor, e sarebbe ancora più facile mostrare la madre di Flannery O'Connor come una specie di mostro che non ha nulla a che vedere con la figlia e che la figlia sopporta. Ecco, io quindi spero di essere stato abbastanza chiaro e sincero. Ho detto, quando dico che è bello, che è una bella biografia, intendevo appunto quello che ho detto. Se ho ancora un paio di minuti come primo giro, dimmelo tu, Alessandro. Vai tranquillo. Sì. Dimmi tu. Per quanto mi riguarda come lettore, io sono stato fin da ragazzo, giovanissimo, 14-15 anni, un lettore appassionato dei racconti, e non solo dei racconti, di Hemingway. Quando molti anni fa, ho letto Flannery O'Connor, io ho avuto quasi l'impressione che si ha quando si torna da adulti in un posto dove si è stati bambini e tutto appare, come ben sappiamo, immiserito, piccolo. Ci ricordavamo delle grandi stanze, invece uno stanzino,
un grande prato, un orticello, ecco, senza nessuna offesa per Hemingway, che certamente non ha bisogno della mia difesa, però ho avuto proprio questa netta sensazione. E allora, e qui poi e chiudo su questo, vorrei leggere per rendere concreto il mio sentimento, poi non è detto che le cose debbano essere così per tutti, vorrei leggere 4-5 righe di un racconto famosissimo, Un posto pulito e illuminato bene, di Hemingway, e poi 5 righe di un altro racconto di Flannery O'Connor, Il negro artificiale, e sono le due formule incipitarie, sono gli inizi dei due racconti. Tra l'altro tutti e due i racconti trattano essenzialmente di una figura vecchia, di un vecchio. Leggo prima Hemingway. Era tardi e tutti se n'erano andati dal caffè, meno un vecchio seduto nella zona d'ombra che le foglie dell'albero formavano sotto la luce elettrica. Di giorno la strada era polverosa, ma di notte la rugiada componeva la polvere, e restar seduto fino a tardi piaceva al vecchio, perché egli era sordo e di notte, essendo tutto tranquillo, egli sapeva apprezzare la cosa. Nel caffè i due camerieri sapevano che il vecchio era un poco ubriaco, e sapevano pure che quantunque buon cliente, se si fosse ubriacato troppo, se ne sarebbe andato senza pagare. Per questo lo tenevano d'occhio. Credo che non ci sia bisogno di spendere troppe parole se metto a confronto queste poche righe con l'inizio del negro artificiale di Flannery. Il signor Ed si svegliò e scoprì che la stanza era piena di chiaro di luna. Si alzò a sedere e guardò le assi dell'impiantito color argento, poi la damascatura del cuscino che avrebbe potuto essere broccato, e dopo un attimo ancora metà della luna nello specchio da barba, a pochi palmi di distanza, si era soffermata come aspettando il permesso di entrare. Poi si fece avanti, diffondendo una luce che conferiva dignità a tutte le cose. La sedia contro il muro sembrava impettita e attenta, come se aspettasse un ordine, e i pantaloni del signor Ed, appesi allo schienale, avevano un'aria quasi nobile, come il manto che un gran signore avesse appena gettato a un servo. Ma il volto della luna era grave. Guardava attraverso la stanza fuori dalla finestra, dove galleggiava sopra la scuderia, e pareva che si studiasse come un giovane che vede dinanzi a sé la propria vecchiaia. Ecco, ho finito il mio commento. Benissimo, grazie Bruno. Io leggo due righe che abbiamo utilizzato dalla caldissima, dicevo prima, prefazione di Daniele per introdurre proprio, diciamo così, l'intervento di un altro, diciamo così, sedotto dalla prosa di fuoco di Flannery. Così Daniele in quarta di copertina. Della categoria degli scrittori feroci, dei cercatori di Dio senza requie, Flannery O'Connor è la prima inarrivabile. La sua vita non è seconda alla sua opera, semmai ne è la chiave interpretativa indispensabile. Cavolo, mi verrebbe da dire, non è male come invito alla lettura. Dici qualcosa, cos'è stato per te Flannery O'Connor in generale, poi qualche impressione di lettura su questo libro. Ma grazie. Allora, parto dalle grazie a voi dell'occasione, grazie a Fernanda per questa bellissima biografia, e parto dalle impressioni di lettura che ho potuto fare anche in anticipo, quindi sono stato ulteriormente fortunato. E da una parte anch'io ho apprezzato molto il fraseggio tra gli elementi di ricostruzione e le citazioni dalle lettere, dai racconti, questo dialogo continuo con Flannery, che è una presenza viva nel libro, non sta sullo sfondo, è in realtà una presenza che subentra, che entra in scena costantemente. Poi c'è, di solito lo si dice per i registi, in Italia noi amiamo poco i registi, gli autori, gli scrittori invisibili, cioè quelli che si offrono completamente all'opera che devono fare, quindi diventano invisibili perché loro sono al servizio di qualcos'altro. E secondo me Fernanda, appunto, è stata totalmente al servizio di Flannery, fino quasi a confondersi con lei nel senso più alto del termine. Io racconto brevemente
la mia conoscenza con Flannery, perché già questo è interessante. A me consigliò ormai più di 25 anni fa, 24-25 anni fa, mi consigliò Il cielo e dei violenti. Uno dei miei amici più estremi da un punto di vista ideologico era un comunista convinto, era un uomo ferocemente schierato. E quindi tutto quello che lui proponeva a me di lettura un po' un po' anche mi spaventava, perché c'era appunto quella cifra sempre presente, sempre e dominante. E ha fatto bene Nacci prima a fare questo confronto, perché Flannery e il mio testo, ognuno al proprio rispetto all'O'Connor, il mio è Il cielo e dei violenti. Quando tu inizi a leggere Flannery, senti perfettamente che sta accadendo qualcosa alla tua vita, c'è poco da fare, c'è qualcosa che lei produce in te. E a proposito di termini di paragone, proprio per buttare poi lì degli elementi di riflessione, io ho due autori che devo leggere con attenzione, perché il coinvolgimento non è solo intellettuale, ma è un coinvolgimento fisico. E una appunto è lei, è Flannery, e l'altro è Charles Peguy. C'è qualcosa in questi due autori di profondamente ipnotico, una forma, una poetica, l'altra in prosa, narrativa, ma una forma che diventa costantemente, ferocemente attrattiva. Cioè qualcosa che nel momento in cui la si inizia non si riesce a smettere. E questo secondo me ha a che fare poi ovviamente con la sostanza profonda della scrittura di Flannery. Tu giustamente hai detto i personaggi di Flannery sono toccati dal male ma non completamente perduti. A me verrebbe da dire che è la dimensione ultima di ogni essere umano. E quindi lei ha sempre questa capacità di cogliere l'essere umano al suo limite naturale. E torno al libro per dire un'altra cosa, anche io adoro le biografie. Adoro le biografie anche perché trovo che sia... rispetto all'epoca letteraria che stiamo vivendo, l'esibizione, l'offerta della biografia è diventata un anacronismo rispetto alla produzione dell'autore, come se produzione letteraria e biografia siano due elementi in buona sostanza nemmeno più dialoganti. Cioè uno può essere un tranquillo borghese e scrivere la qualunque senza avere nessun tipo di difficoltà. E in questo senso la biografia di Flannery O'Connor, oggi la prima in Italia, secondo me è utile da un punto di vista assolutamente culturale nel senso più ampio del termine, perché ribadisce un dato che a tanti dà fastidio, cioè che la letteratura è una pratica dell'esistenza, della realtà, è una militanza quotidiana, e l'idea che possa essere vissuta come un mestiere dettato semplicemente dall'astrazione e dall'invenzione, ecco, questa biografia dimostra il contrario, dimostra che certi autori nascono per una serie di addendi assolutamente unici, perché Flannery è una serie di addendi tra la malattia, i genitori, i luoghi, è una serie di addendi unici, a scindere opera da artista, e io su questo ormai ne faccio una questione vitale, scindere opera d'artista è uno degli esercizi più inutili e pericolosi che la letteratura contemporanea faccia quotidianamente. Quindi è una biografia che serve. Io volevo leggere, non farò questo confronto assolutamente straordinario che ha ordito Nacci, ma leggerò un passaggio molto interessante, perché anzi per me questo libro è stato una fonte costante di scoperte rispetto a Flannery, anche di questo ringrazio Fernanda, ma io sapevo di questo rapporto assolutamente polarizzato tra il padre e la madre, cioè il padre una figura tutto sommato più accogliente, la madre questa donna di imperativi, se non sbaglio, dice, era la donna degli imperativi, e leggo questo passaggio, credo, da una lettera, quando appunto viene a mancare il padre, e dà l'idea di questa mistica assolutamente selvaggia, mi vengono in mente i maledetti, Verlaine con Rimbaud,
Ecco quello che dice rispetto alla morte del padre. La realtà della morte ci ha investiti e la consapevolezza del potere di Dio ha infranto la nostra compiacenza e indolenza come un proiettile nel fianco. Il significato di dramma, di tragedia, di infinito è disceso su di noi, riempiendoci di dolore, ma oltre al dolore anche di meraviglia e stupore. I nostri progetti erano così meravigliosamente predisposti, pronti per essere realizzati, ma con magnificente certezza Dio li ha messi da parte e ha chiesto: vi siete dimenticati i miei? Cioè, questa secondo me è questa una specie di sigillo, secondo me, un tatuaggio che sintetizza in maniera mirabile appunto una scrittrice assolutamente unica. Io nell'invito alla lettura lo dico, e la seconda parte del Novecento, tanto in ambito cinematografico, teatrale, i tentativi di imitazione di Flannery O'Connor sono tanti quanti gli insuccessi, perché poi da Robert Mitchum esistono esempi di ogni tipo, ma alla fine hanno tutti decretato il proprio insuccesso in virtù di un'autrice che continua a essere, secondo me, inarrivabile. E ripeto e concludo, questa biografia arriva, secondo me, in un momento assolutamente giusto rispetto appunto a questa, mi permetto di definirla, perversione che vuole l'autore come qualcosa di diverso rispetto all'uomo, alla donna che appunto scrivono. Grazie tantissimo per tutto questo calore che ci fai sentire, Daniele, questo entusiasmo. E Fernanda, adesso tocca a te. Quindi ti abbiamo preparato la strada ampia e spaziosa, adesso ci devi raccontare qualcosa. Io ti chiederei, poi scegli tu l'ordine, cosa prendere, però un po' come sei arrivato a Flannery O'Connor, che, diciamo così, è qualcosa che ormai fa parte della tua vita da tanti anni, quindi mi interessa l'alba di questa storia d'amore, e poi magari se racconti anche qualcosino per gli amici che ci stanno seguendo. Tra l'altro invito quelli, vi vedo che siete in tanti, se qualcuno ha delle curiosità, delle domande, io poi posso girarle alla nostra autrice, raccontare qualcosina proprio essenziale degli snodi biografici di Flannery, e secondo te quelli che sono più interessanti dal tuo parere di vita, cioè dal tuo parere, dalla tua ricognizione, cioè quando hai dovuto stendere questa vita, se ci sono quelli che potremmo dire pronti, i punti di svolta di un'esistenza oggettivamente complicata, perché questa era una ragazza prodigio, diciamo così, talentuosissima, apparentemente aveva le porte del futuro spalancate, finché un cattivo giorno il lupus entra nella sua vita e di fatto la recluderà dai 25, se non ricordo male, fino ai 39 anni, anno della morte, direi, giovanissima, nella sua fattoria. No? Io immagino, mi piace tanto quel titolo del suo epistolario, Sola a presidiare la fortezza, perché in questa trasforma questa fattoria, una specie di astronave creativa, in cui entra in dialogo con i personaggi più disparati, da scrittori, editor, fan, amici, e appunto è una controstoria interessantissima e che tu fai leggere per la prima volta a diversi lettori italiani. Fernanda, la tua storia d'amore con Flannery. Allora, innanzitutto ringrazio tantissimo, perché è una soddisfazione davvero ricevere così tanti complimenti, anche perché non avrei mai pensato di scrivere la biografia di Flannery O'Connor fin quando Alessandro mi ha detto: ma che dici, c'è in Italia, proviamo, vediamo, e quindi siamo partiti, quindi ci sono riuscita. Senz'altro ho cercato di rimanere dietro Flannery O'Connor, perché non mi sarei mai permessa di mettermi davanti a Flannery O'Connor, che ormai mi accompagna dal lontanissimo 91. Io mi sono laureata a luglio del 91 in lettere, e l'allora fidanzato, attuale marito, mi aveva regalato il bellissimo cofanetto con la prima edizione di tutti i racconti della Bompiani. Io li ho letti e mi sono detta: ahi, qui c'è qualcosa che non va, qualcosa che c'è dietro che non mi funziona. Poi io non sono una scrittrice, non sono una poeta, per cui mi sono fermata proprio al come mai, perché questi racconti. Nel 91 non c'era internet, non c'era Amazon, non c'era niente, per cui mi sono fatta mandare dall'amico che avevo in America
L'epistolario me l'ha comprato, me l'ha mandato, me lo sono letto e mentre lo leggevo, quello originale, che è sostanzialmente molto più voluminoso di quello italiano, e mentre lo leggevo ho scoperto una persona che non pensavo fosse quella che avesse scritto i racconti. Per cui ho cominciato a leggere, a occuparmi della sua critica, di quello che usciva in America, per cercare di capire come la Flannery delle lettere avesse potuto scrivere dei racconti e dei romanzi così forti, così potenti, così straordinari da tanti punti di vista. E da allora sono partita e non ho ancora smesso, nel senso che ho continuato a leggere, ho continuato a proseguire questa ricerca, e pian piano il materiale si è accumulato, le idee sono uscite, poi ci sono stati momenti in cui non riuscivo più a leggerla, perché effettivamente in certi momenti anche l'epistolario è piuttosto duro, perché lei in questo epistolario scrive tutto quello che è lei, che comunica, che racconta, che chiacchiera, sostanzialmente che chiacchiera. Poi ecco, in America di biografie ce ne sono diverse, ho cercato di leggerle, di vederle, di confrontarle, di vedere effettivamente cosa fosse Flannery, e alla fine sono tornata alle lettere, perché l'unico modo per capire Flannery è entrare, come diceva giustamente Mincarelli, in quello che è lei, in quello che ha vissuto, in quello che effettivamente è come persona e che rigira poi nella scrittura. In questo periodo, tra l'altro, in America c'è un nuovo rifiorire di quello che è la scrittrice, di quello che sono le sue opere, e soprattutto tantissima critica. E lì la critica, soprattutto la critica accademica, va in tutti i sensi, e è stato abbastanza, non dico complicato, però ho dovuto leggere moltissimo per riuscire a trovare una strada che presentasse anche le opere senza dire com'erano davvero, cioè cercando di essere più possibile esterna a quello che è tutto il discorso di Flannery O'Connor come scrittrice e come persona, perché poi, come giustamente si diceva, la scrittrice è imprescindibile dall'opera e l'opera è imprescindibile da quello che è stata la sua vita. Questa è stata la mia esperienza e tuttora ci sto lavorando, continuo ad andare, perché non è mai finita, c'è sempre un qualcosa dietro. Lei, adesso le parole giuste non le ricordo, comunque lei diceva che un racconto deve entrare dentro, deve scendere nelle profondità della persona, e ogni persona poi lo accetta per come è in grado di capire questo racconto, ma comunque il racconto deve entrare nelle ossa, deve entrare dentro e far capire che dietro c'è comunque qualcosa, e io ho voluto scoprire cosa c'era, questo qualcosa dietro questo racconto, e questo quel qualcosa è la vita di Flannery. I momenti più importanti della sua vita sono stati la morte del padre, assolutamente, la stravolta. Lei aveva dalle lettere, e soprattutto quando è piccola, dai documenti che ci sono, perché quando era piccola le lettere non le scriveva, dai documenti che ci sono quando era piccola si rileva moltissimo questo affetto straordinario per il padre. Il padre l'ha sempre spinta a leggere, a provare a scrivere. Lei quando era piccolina poi si è scritta anche dei libri, li ha disegnati, li ha rilegati, li ha dati ai parenti, ha cercato di provare a scrivere comunque. E una delle cose belle che mi sono piaciute è che il padre, oltre a farla leggere, le diceva: prova anche a criticare il libro e scrivi sul retro di copertina di alcuni libri che sono rimasti di quando era piccolo, cioè il suo giudizio su quello che aveva appena letto. E Pinocchio, per esempio, dice che era stato un libro che non gli era piaciuto per niente, era proprio bruttissimo, proprio non ne importava niente. Poi l'altro punto fondamentale è quando lei si è spostata da casa, gli è riuscito ad andare a Iowa, nell'università, per il primo corso che c'era all'epoca, quello più famoso comunque per scrittori di scrittura creativa, ci è arrivata con una borsa di studio per giornalismo che un professore dell'università di Milledgeville l'aveva aiutata a vincere. Arrivata lì, lei si accorge che però il giornalismo non è la sua carriera e chiede di passare nel corso di scrittura creativa. A me questa scena piace tantissimo, me la sono vista davanti agli occhi 3 o 4 volte, lei timida, ma non timida, riservata, comunque molto sulle sue, che trova il coraggio di andare nell'ufficio del capo dipartimento e chiedere di essere spostata sul corso di scrittura creativa.
E c'è questa immagine, il capo di dipartimento poi lo racconta, e si trova nella biografia, lui racconta che entra questa ragazza, lei parla con l'accento del sud, che è un accento molto particolare, ho sentito qualcuno parlare, non ho capito che cosa stesse dicendo, comunque lei parla, il professore non capisce, glielo chiede la seconda volta, non capisce, le dice, scusi, mi scrive per favore che cosa vuol dirmi, e lui stesso si dice, pensando, ho davanti una che non c'è, cioè una scioccherella, una che tra virgolette non capisce. Lei prende il foglio e scrive, mi chiamo Flannery O'Connor, vengo da Milledgeville, nome impronunciabile, Milledgeville, e sono una scrittrice. Lui rimane allibito, non è convintissimo, si fa portare qualche racconto, lei glielo porta, il giorno dopo le porta racconti che lei aveva già scritto, e da lì lui dice, no, questa è davvero una scrittrice, e parte quella che è l'inizio fondamentale per cui lei capisce che quello che sta facendo è la sua vocazione, è davvero quello che vuole fare. L'altro svolto fondamentale è la malattia, quando lei si ammala, tra l'altro lei ha visto morire il padre nel giro di 3 anni, per cui quando si ammala l'amica vi racconta, confesserà poi, che Flannery O'Connor era convinta di avere solo 3 anni di vita, infatti tra il 52 e il 55, quando pensa, secondo lei, perché le viene diagnosticato nel 52, lei fa i calcoli, dice, entro il 55 mio papà ci ha messo 3 anni a morire, spetterà anche a me 3 anni di vita, mi spettano grosso modo perché la malattia poi era la stessa, entro il 55 scrive la prima collezione di racconti che sono veramente potenti e favolosi, poi li pubblica, dopo questi 3 anni capisce che può proseguire, quindi comincia tutta la sua carriera e la sua vissuta. Accetta, comincia praticamente l'accettazione di quella che è la sua malattia, ed è bellissima la frase che poi hanno anche messo come targa nella cattedrale a New York, è, posso considerare tutto questo con un occhio guercio una benedizione, cioè riesce ad accettare quello che è la malattia, la morte del padre, quello che gli è successo, comunque come una benedizione, perché riesce comunque a scrivere. E la svolta poi è bellissima, secondo me una delle frasi che mi è piaciuta di più è stata quando, malatissima in ospedale, riesce a scrivere a una delle amiche che aveva la frase, in inglese suona benissimo, I'm sick to be sick, sono stanca di essere malata, non ce la faccio più, non ne posso più. E quella è stata praticamente la chiave da cui poi sono partita per cercare di capire davvero quello che fosse, perché una che esternamente nelle lettere riesce comunque a essere ironica, a essere leggera, a non dare peso alla malattia, a non farlo capire, poi però dietro a questa debolezza, questo essere comunque una persona, essere comunque umana, da ammettere di non farcela più. Poi ecco, le lettere sono bellissime perché sono ricchissime di un aneddoto più bello dell'altro. Io sono una maestra perché sostanzialmente il mio lavoro è insegnante alla scuola primaria, e mi è rimasta impressissima l'immagine, se posso la leggo, perché secondo me è bellissima. Finché lo trovo. Eccolo qua. Lei è malata, chiusa in camera, fa fatica a muoversi, fa fatica a uscire perché ha questa debolezza estrema, per cui non riesce comunque ad alzarsi dal letto più di tanto, e scrive. Ogni anno vengono in visita all'asilo nido e la prima elementare e le varie scuole materne, e un anno abbiamo ospitato i bambini speciali, che qui attorno significa quelli che hanno dei deficit. Alcuni di loro fanno domande davvero intelligenti. I bambini vanno ovunque e vedono i pony, i pavoni, il cigno, le oche e le papere. Poi passano davanti alla mia finestra e io metto fuori la testa e la maestra spiega. E questa è la signorina Flannery. Flannery è una scrittrice. Così loro se ne tornano a casa avendo visto un pavone, un asino, una papera, un'oca e una scrittrice. Grazie Fernanda, veramente bellissima. Intanto io, tanto faccio ancora una volta i complimenti, ti incomincio a girare un paio di domande dagli ascoltatori. C'è Marco che ti chiede, come si entra dentro la vita di un artista e qual è stata la maggiore difficoltà di questo, tra virgolette, viaggio? E poi puntualizza, nella scrittura di questa biografia, da come la stai raccontando, quanto hai fatto tua la vita della O'Connor,
quanto ha, tra virgolette, sentito il suo dolore, la sua ferita. Sono domande profonde e non so cosa puoi rispondere, però qualcosa forse puoi rispondere. Allora, entrare nella biografia, nella vita di Flannery O'Connor è, penso sia impossibile, perché Flannery O'Connor è Flannery O'Connor, punto. Ho cercato di avvicinarmi il più possibile, cercando di vedere al di là, cioè di mettere sul piatto tante possibilità. Cioè, non c'è solo Flannery O'Connor, ci sono anche i suoi amici, c'è anche la mamma, ci sono anche le situazioni in cui ha dovuto vivere per forza negli anni 50 e 60 nell'America. Ho cercato di costruire un puzzle, tanti pezzettini messi insieme e vedere cosa ne usciva. E quello che è uscito è stato ancora Flannery O'Connor. Poi è una cosa che bisogna, cioè che bisogna, che io ho fatto un po' alla volta, un po' sì, un po' no, andando, tornando, ricominciando. Tanto è vero che in casa, marito e figli, quando sentono la parola Flannery, spariscono. Perché ogni tanto racconto, parlo, cerco di far capire loro, e loro come mi sentono, ma posso, c'è Flannery? Ecco, non trovo più nessuno in casa. Yeah. Bisogna proprio riuscire a farlo proprio, è troppo tanto. Avvicinarsi, un'amicizia, è come se io dovessi dire ho chiacchierato con un'amica, cercando di capire questa amica come ha vissuto, che cosa ha fatto. Ecco, tra l'altro una cosa che io non sapevo è la storia d'amore possibile che c'era tra Flannery e che sfuma. Forse è la prima volta che si racconta in Italia, magari se ci, perché per lei deve essere stata una ferita questo ragazzo che andava a trovarla e sì, che diciamo così, cioè, al loro primo appuntamento quasi, poi lui le dice che partirà senza più tornare. È una storia molto dolorosa, mi ha colpito molto proprio. Sì, tra l'altro nelle lettere non c'è, è saltato fuori tutto da un articolo che il gesuita, tra l'altro professore in gambissima, Mark Bosco, ha proposto sulle riviste specializzate accademiche, che anche lui probabilmente ha scoperto mentre preparava il documentario film che sta girando adesso in America sulla vita di Flannery O'Connor. E lui è riuscito anche a intervistare Eric, per cui poi nell'articolo riporta anche il punto di vista di Eric. È una storia molto dolorosa, perché anche l'amica Sally, amica di Flannery da sempre e confidente della mamma, dice che l'ha vissuta malissimo, anche perché probabilmente Flannery si aspettava... Un piccolo riassunto per i nostri ascoltatori, per chi era questo Eric. Ok, allora Flannery, già malata, vive in fattoria. Eric è un danese, scappato, comunque arrivato dall'Europa fuggendo dalla guerra e dalle persecuzioni. Arriva, studia filosofia e mi sembra teologia alla Fordham University di New York, un'università cattolica, ma lui non è cattolico, si lascia coinvolgere, eccetera. Entra in crisi e esce dall'università il tutor gli consiglia di fare un anno fuori dall'università. Lui accetta questo lavoro per la casa editrice, che poi è quella che pubblica i libri di Flannery O'Connor, di andare in giro nel sud degli Stati Uniti a proporre libri, il catalogo di libri alle varie università, alle varie librerie, eccetera. Arriva a Milledgeville e incontra una professoressa che conosce benissimo Flannery O'Connor. Lui propone a questa professoressa il suo catalogo e la professoressa dice: ma lo sai che comunque c'è nel tuo catalogo c'è anche Flannery O'Connor che vive qua fuori in campagna, hai voglia di conoscere? Lui dice: ma sì, vediamo. Lei lo accompagna in fattoria, o comunque la spedisce in fattoria, lui arriva, suona e incontra Flannery O'Connor, si siedono sulla veranda, bevono, chiacchierano, eccetera. Flannery O'Connor di solito all'inizio, e questo lo fa con tutti, è molto restia ad aprirsi, quindi comincia a fare domande, a cercare di capire chi ha davanti. Quando vede che davanti a sé ha una persona con cui può finalmente dialogare, finalmente riuscire a fare uno scambio di idee al suo livello, anche perché lei leggeva tantissimo e di tutto, ci trova gusto, quindi cominciano queste discussioni e proseguono e vanno avanti. Poi lui, la mamma,
lui non si fermerà mai in fattoria perché la mamma non vuole che si fermi a dormire, anche se per altri la mamma aveva preparato delle stanze per poter ospitare chi veniva a trovare Flannery O'Connor. Comunque lui ritorna parecchie volte, quasi tutti i fine settimana, o almeno appena può, torna in fattoria per discutere, per chiacchierare, per incontrare Flannery O'Connor. Lui, intervistato da Mark Bosco, dice che non si era accorto che Flannery O'Connor si fosse infatuata, poi innamorata di lui. Può essere, può non essere, questo lo sa solo lui. Sta di fatto che Flannery O'Connor non c'è scritto da nessuna parte, però a detta della mamma di questa amica si è davvero innamorata di questo e forse per lei era la speranza di poter comunque pensare ad una vita tutto sommato ancora normale. Questo è successo tra il 53 e il 54, quindi nel momento in cui per lei è più dura accettare la malattia, è più dura accettare quello, lo stravolgimento del suo futuro che la malattia ha portato. E infatti Eric la ricorda spesso arrabbiata, spesso triste, spesso comunque in lotta con quello che le stava succedendo. E lui dice: non è la santa che dite tutti nell'intervista, cioè non è la santa che tutti conoscono, perché io ho conosciuto una ragazza davvero in crisi, davvero in lotta con se stessa e con quello che le stava succedendo, come è naturale che sia, comunque a 25 anni, quello che le è successo. Quando probabilmente lui capisce quello che lei si aspetta, lui dice di non essere pronto, secondo l'amica della mamma, lui non voleva, lui aveva delle aspirazioni letterarie anche lui, non voleva rimanere indietro fra il conno, aveva paura di essere soltanto il marito di qualcuno, quindi trova la scusa che torna in Danimarca, lui detto prima era danese, torna in Danimarca per un semestre, si allontana da Flannery O'Connor. All'inizio Flannery O'Connor sembra quasi lasciare crederci a questo allontanamento e scrive, continua a tenere vivo questa, per lei questa speranza. E quando poi lui invece le riscrive dicendo no, mi fermo ancora 6 mesi, no, mi sto per sposare, no, mi sposo ma torno e faccio altro, lei, secondo l'amica, crolla e si rende conto che comunque è la sua ultima occasione di avere Sarebbe qualcuno che un potrebbe. narratore tra i tuoi. Grazie Fernando. C'è un narratore tra i tuoi ascoltatori, Alessandro Davenia, che ti chiede, connesso anche lui, in un testo straordinario dedicato ai pavoni, una storia di per sé già tutta da raccontare, se poi ci racconti il rapporto tra la trasfigurazione e i pavoni, ci rivedi una chicca della tua biografia. O'Connor chiude dicendo che l'ultima parola ce l'hanno i pavoni. Mi piacerebbe che l'autrice, che ringrazio per il suo bellissimo lavoro, spiegasse a chi ascolta questa frase paradossale perché i pavoni hanno l'ultima parola e poi un caro saluto al caro Daniele. Alessandro. Fernanda, questi pavoni per Flannery. Lei ha sempre amato, tenuto e allevato i volatili da cortile, oche, galline. I pavoni li compra quando, i primi 2 pavoni li compra quando capisce di essere malata, cioè gli capisce, le viene detto chiaramente perché all'inizio le hanno tenuto nascosto che è malata di lupus e lei si compra i primi 2 pavoni e li porta, li tiene in fattoria. Lei dice che questi pavoni le piacciono perché sono animali indipendenti che non, a cui nessuno può insegnare niente, che fanno quello che vogliono, quando vogliono e che comunque sono bellissimi da guardare. Dietro però c'è anche la sua conoscenza di tutta quella che è l'iconografia cattolica e cristiana, per cui il pavone è il simbolo della resurrezione. Per cui probabilmente ci ha visto qualcosa che a lei significava qualcosa, la realtà praticamente di quello che è nascosto in qualcosa di normale, di qualcosa che si trova dappertutto, ma che però indica, soprattutto nella quota del pavone quando poi la apre, qualche cosa che è di straordinariamente bello, che va al di là di quello che si vede. Per cui ci sono parecchi che pensano che questo, l'ultima parola, è quella dei pavoni perché il pavone è il simbolo della risurrezione, quindi l'ultima parola è la risurrezione, è la speranza che comunque la vita qui non finisce ma continua nell'aldilà, penso sia questo. Comunque c'è poi
devo averlo citato da qualche parte nella biografia, lei che commenta questo suo racconto, perché ha scritto per una rivista che tra l'altro non voleva neanche scriverlo, in cui dice, se lo leggete bene, quel racconto lì che si chiama, non è un racconto, un essay forse, un saggio, Il re degli uccelli, il pavone alla fine sono io. Il pavone che vi descrivo, se lo leggete bene e guardate dietro, quello sono io. Quindi tra l'altro è uno dei più belle copertine che c'è sui, è quello, è questa qua, della, sì, il pavone. Il volto incompiuto, saggi e lettere sul mestiere di scrivere, Flannery O'Connor, a cura di Antonio Spadaro, è nei libri della Speranza, della Burr, non so se è ancora in catalogo, uscì nel marzo del 2011, è veramente una copertina fantastica, con questo collo blu del pavone, veramente meraviglioso. Se posso un secondo solo, in America stanno ristrutturando tutta la casa, Andalusia, la fattoria dove è vissuto, è stata lasciata deperire fino a circa una decina di anni fa, e ultimamente il Georgia College di Milledgeville ha finanziato la ristrutturazione della casa, e la prima cosa che hanno rimesso nella casa sono stati i pavoni. Infatti intanto su internet ci sono le fotografie, ci sono questi due bellissimi pavoni. Tra l'altro c'è anche il bellissimo ritratto suo, autoritratto, che lei si è fatta, dove c'è lei col pavone, e in internet si trova. Lei dice che lei ha guardato il pavone, l'ha dipinto il pavone, lei non si è guardata perché tanto sapeva come era fatta, però guardandoli lei sembra il pavone, quasi si assomigliano. Quindi, Bellissimo. Fernando, adesso chiederei a Bruno e Daniele se hanno loro considerazioni, perché hai messo tantissima, veramente, carne sul fuoco. Io spero che anche apprezzino tutti gli amici che ci stanno seguendo e che vogliono eventualmente condividere questa diretta, perché mi sembra che sia davvero fecondissima di spunti. Bruno, curiosità, idee? Voglio portare via pochissimo tempo, se ci riesco, ma ci riuscirò. Siccome sto preparando degli interventi per la prossima primavera, estate, sul tema della scrittura, e porterò come esempio proprio la O'Connor, ci sono alcune caratteristiche, secondo me, essenziali della scrittura della O'Connor, che sono la negritudine, l'horror e la funzione del grottesco. Vorrei fermarmi un attimo sulla negritudine, forse gli altri non ci sarà senz'altro tempo di parlarne. Recentemente su Vita e Pensiero c'erano due saggi, due articoli, uno appunto di Fernanda e l'altro di Doninelli. Quello di Doninelli a un certo punto scrive: il linguaggio della donna, e si sta riferendo ad un articolo, Un bravo uomo è difficile da trovare, cioè scusate, un racconto della O'Connor, Un bravo uomo è difficile da trovare. Il linguaggio della donna è razzista, ma non perché sia razzista la scrittrice, è razzista perché alla scrittrice interessa delineare con precisione il carattere del suo personaggio. Ecco, io mi permetto di sentire un po' da questa impostazione. Non vorrei che si facesse, ma io ho letto anche un po' da altre parti un taglio simile rispetto appunto alla negritudine come presenza nelle opere dell'O'Connor. Non vorrei che si facesse con l'O'Connor quello che si è fatto con Pound e quello che poi si può fare con qualsiasi autore prenda delle posizioni su temi centrali, scottanti della propria epoca, in questo caso appunto la negritudine. Cioè, da una parte esiste il poeta che canta le idee supreme, il bene meraviglioso, e dall'altra esiste l'uomo che invece ha delle idee sballate, delle idee assurde, pensiamo anche a Céline tra gli altri, ha delle idee assolutamente infrequentabili, quindi espelliamole. Ora, a me pare che uno scrittore, un grande scrittore come O'Connor, non possa limitarsi a mettere in bocca ai personaggi certi giudizi
a inquadrarli in certe situazioni senza un'adesione profonda. Non sto parlando di un'adesione, lei stessa che mette in guardia da questo, non sto parlando di un'adesione, come dire, ideale. È chiaro che la O'Connor, ma lo dice espressamente, c'è anche nella biografia, viene riportato nella biografia di Fernanda, è chiaro che da un punto di vista, come dire, delle idee, la O'Connor non condivideva il razzismo, tra virgolette, o comunque la separazione netta che soprattutto nel sud degli Stati Uniti c'era, forse in parte c'è ancora, ma solo in parte, tra bianchi e neri. E la legislazione stessa. Però dice io istintivamente invece non amo frequentare i neri. A questo proposito vorrei dire, da una parte c'è il realismo dell'O'Connor. È lei che dice, che scrive, i racconti sono duri non solo perché non c'è niente di più duro o meno sentimentale del realismo cristiano. Il realismo. Altrove parla anche però di scetticismo cristiano. Il realismo significa non ritrarre semplicemente quello che pensa un personaggio, quello che fa un personaggio tenendosi distante dal personaggio, perché questo è quello che fanno gli autori mediocri, cioè che mettono in scena delle figure scialbe che spesso diventano anche dei manichini. Ora, io non sono un anglista, anzi non so mettere neanche insieme due parole di inglese, però tenendo sott'occhio il testo inglese e il testo italiano dei racconti dell'O'Connor, ho notato quello che gli studiosi certamente sanno, che nei primi racconti i neri vengono chiamati nigger, ma quindi negri, non solo nel discorso diretto, ma spesso anche nel discorso indiretto. Col passare degli anni, col passare dei racconti, invece nel discorso indiretto si preferiscono, come dire, termini meno duri, meno urtanti. E questa spia del linguaggio, però sempre fermo restando che si parla sempre di nigger, quindi che si parla di negri, che i personaggi, l'ambiente, eccetera, ma spesso anche quello che gli stilisti chiamano l'erlebte rede, cioè il discorso indiretto libero che però riproduce il pensiero del personaggio, anche in quel caso l'O'Connor usa il termine nigger. Questo vuol dire che per lei, non si, che lei era immersa in quel mondo e che quel mondo non le era estraneo, non lo giudica. Questo è il punto essenziale, non lo giudica. Invece io ho visto una cosa, adesso vedo che il tempo passa, quindi chiudo. Ho visto proprio recentemente una cosa che mi ha fatto rabbrividire. Andando a cercare un racconto dell'O'Connor in inglese, siccome non ho, bisogna che me le procuri le opere, un racconto in inglese dell'O'Connor su internet, mi cade l'occhio, guardo, faccio dei paragoni con... Da vecchio traduttore, faccio, ma non dall'inglese, faccio dei paragoni tra il testo originario e la traduzione e trovo la prima volta, sobbalzo, laddove mi aspettavo di trovare nigger, trovo rigger. Allora dico, ma sarà un refuso. Vado avanti e di nuovo trovo rigger. Allora faccio un controllo attento e dovunque c'era il termine nigger, è stato sostituito, non so se da un hacker, da chi ha composto il testo, non lo so, non lo so, non lo voglio sapere. Il termine rigger, mi sono documentato, significa è un certo tipo di operaio, ma diciamo, si può tradurre, credo, come operaio. Ma questo è una falsificazione, è veramente terribile. Cioè, si vuole, come dire, togliere all'autore l'aspetto che non condividiamo di una determinata condizione sociale, che peraltro anche l'autore non condivide pienamente. E questo è un fatto di censura assolutamente, a mio parere, inaccettabile, che però sottolinea la centralità del discorso sulla negritudine dell'O'Connor, che è un tratto, ripeto, non semplicemente di descrizione esteriore di una certa società,
ma che è qualcosa che lei ha vissuto profondamente. Però forse poi, non so, Daniele e Fernanda potranno confermare oppure smentire questa mia sensazione. Fernanda, come ci dai qualche lume su quello che dice Bruno e poi anche Daniele, se ovviamente vuole intervenire, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora spesso un po' di tempo per stare insieme. Allora, molto velocemente, il problema del razzismo in Flannery O'Connor penso sia partito quando Flannery O'Connor era ancora viva, con la sua amica Marriott Lee, ne discute tantissimo in alcune lettere che non sono nell'epistolario, quello pubblicato sotto la supervisione della mamma, ma in quelli che stanno uscendo adesso. Ci sono anche frasi molto secche, molto, tra virgolette, razziste di Flannery O'Connor. E ultimamente, penso l'anno scorso, è uscito il bel libro che io commento nell'articolo che ha citato, Vita e Pensiero, di O'Donnell, Radical Ambivalence, questa ambivalenza di fondo di Flannery O'Connor nei confronti del razzismo che non è risolvibile e non è stata risolta, nel senso che lei materialmente viveva nel sud. E lei dice qui al sud il segregazionismo è segregazionismo. Lei, per le condizioni che aveva, per la formazione che aveva, non se l'è mai sentita di andare concretamente contro a quello che erano i pregiudizi e il modo di vivere del sud. Tanto è vero che lei, anche nella chiesa dove andava tutte le mattine a messa, lei un nero non l'ha mai visto perché c'erano le chiese per i neri e le chiese per i bianchi, pur essendo cattolici. Lei si è fatta tante domande, ci sono tantissimi libri sottolineati suoi in cui lei legge e cerca di capire. Ci ho pensato tanto su come cercare di presentarlo e l'ho presentato da tutti e due i punti di vista perché effettivamente non è una cosa che si sta risolvendo, anzi, quest'estate, l'anno scorso, in seguito a tutto quello che è stato il Black Lives Matter, uno studentato in una università cattolica dedicata a lei è stato cambiato il nome, le è stato tolto il suo nome, è stato messo quello di una nera, di una suora nera che aveva combattuto per i diritti civili, perché si è ritenuto che il suo nome lì, in quanto possibile razzista, fosse fuori luogo. Sostanzialmente io mi concordo per quello che posso dire io che ho letto con il commento che aveva fatto Alice Walker, la scrittrice del colore viola, che ha vissuto a circa 3-4 miglia da Andalusia, in cui lei dice: io apprezzo tantissimo quello come Flannery O'Connor ha scritto dei neri nei romanzi. Alice Walker dice: non mi interessa quello che pensava come persona, perché come persona poi è passata. Quello che rimane sono gli scritti, e negli scritti Flannery O'Connor non è razzista, non si occupa di neri perché non li capisce. Lei, Flannery O'Connor stessa, aveva detto: non riesco a entrare nella loro testa, non scrivo di loro perché non li so e non li conosco. Infatti non c'è neanche un nero protagonista dei suoi racconti. Però ci sono, perché nella vita di tutti i giorni del sud i neri c'erano, i neri erano vicino ai bianchi, i neri capivano quello che stavano facendo i bianchi a differenza dei bianchi. Per cui il bianco risulta l'orgoglioso, quello che ha pregiudizi, quello che tratta male. Il nero è messo ai lati ma con rispetto. E Alice Walker dice: io questo lo apprezzo tantissimo perché lei non è entrata in un ambiente che non conosce. Lei si è occupata di altro, ha scritto di altro, non ha scritto di neri perché non è il suo ruolo scrivere di neri. Poi, a livello accademico, è una discussione che potrebbe occuparci la prossima settimana di Eh colloqui, nel senso che è veramente molto, molto complicato. C'è chi la difende a spada tratta, c'è chi la accusa in modo molto deciso e molto cattivo, c'è chi cerca di capire quello che ha vissuto, come ha vissuto e il periodo in cui è vissuta, perché tutto sommato lei è cresciuta bianca, benestante, acculturata in un ambiente dove non permetteva comunque il contatto con i neri, perché non era possibile. O meglio, era un contatto dove il bianco dominava e il nero dominava. Daniele, vuoi fare un commento tu prima di congedarci? No, però se non sbaglio poi di personaggi di colore, i personaggi di colore compaiono, vado a memoria, Sì, il compaiono, ma non vecchio. sono protagonisti, non sono mai sono Però sempre figure marginali. ad esempio nel cielo e dei violenti, Flannery fa seppellire il vecchio profeta, lo fa seppellire da un uomo di colore, cioè quindi per dire Importanti. Sono importanti. Per come quello sono poi importanti. effettivamente
ci fossero anche appunto con ruoli anche emblematici, perché sotterra laddove il ragazzino non si interessa. Io no, volevo solo ritornare perché la scoperta appunto di Eric come personaggio, volevo leggere, se possibile, come dire, superando il discorso della negritudine, per ritornare poi a quell'elemento fondamentale che per me è semplicemente straordinario, che è il rapporto di questa donna del sud, nata e cresciuta in un'epoca in cui comunque da un punto di vista culturale c'era un contesto abbastanza stringente e disobbedirgli era quasi impossibile. Ma ad esempio lei nel 55 riceve una lettera da parte di Eric che le comunica di essersi fidanzato. Lei è molto depressa, però subentra subito dopo un epistolario con un'amica, Betty, una sua ammiratrice, e secondo me, io vorrei leggere, faccio un po' di jumping, non posso leggere tutto, ma allora dall'inizio lei dice: Betty è una che vuole fare la scrittrice, è una anche che ha una certa attrazione per il cattolicesimo, per una ricerca spirituale, trova ovviamente in Flannery una guida, una maestra, e a me fa ridere perché lei inizia dicendo, eccola qui, scrivo come scrivo perché sono, non benché sia, cattolica. Subito Betty le dichiara di essere integrata dal cattolicesimo, Flannery parte dal nocciolo della questione, qui parla Fernanda, e ritorna in questo dialogo teatrale, torna in scena Flannery e dice: sono convinta che vi sia una sola realtà, punto e basta, ma il realismo cristiano è un'espressione che mi è diventata necessaria in modo puramente accademico, perché mi trovo in un mondo dove ognuno ha la sua brava casella. Subito dopo precisa dicendo: se c'è una cosa tremenda è scrivere quando si è cristiani è che per te la realtà suprema è l'incarnazione. La realtà presente è l'incarnazione e all'incarnazione non crede più nessuno. Poi vado più avanti perché arrivo, secondo me, forse ecco, in questo c'è tutta la poetica, secondo me, di Flannery, il dialogo, l'epistolario va avanti e lei arriva a dire: penso che il peccato a volte avvicini a Dio, ma non il peccato compiuto per abitudine o questi peccati veniali che impediscono ogni piccolo bene. È facile acquisire una conoscenza del diavolo, basta resistergli. Cioè, secondo me queste sono in nuce quegli elementi che poi troviamo diffusamente in ogni scritto di Flannery, e arrivo all'ultimo che secondo me è straordinario perché poi diventa un'invocazione. Un cammino di fede, questa è Fernanda che spiega a Betty, va percorso con dedizione ogni giorno, questo è il rapporto di Flannery con la fede. Quando mi chiedo come faccio a sapere che credo, non trovo nessuna risposta soddisfacente, nessuna certezza, nessun sentimento. Posso soltanto dire con Pietro: Signore, io credo, aiuta la mia incredulità. E tutto ciò che posso dire sul mio amore per Dio è: Dio, aiutami nella mia carenza di amore. L'ultimo che leggo, sempre di Flannery, e anche questo secondo me è illuminante: non potrò mai essere d'accordo con te, con Betty, che l'incarnazione o una qualsiasi verità debba soddisfare a livello emotivo per essere vera. Questa cosa è illuminante, cioè per la nostra epoca che fa del sentire sentimentale emotivo l'unica guida. E poi continua: la verità non cambia a seconda della nostra capacità di digerirla a livello emotivo. Ci sono lunghi periodi nella vita di ognuno di noi e in quella dei santi, quando la verità rivelata dalla fede è nauseante, ti disturba emozionalmente, è profondamente ripugnante. Una verità ripugnante, credo che con questa lucidità l'abbia colta a questa profondità solo lei. Grazie Daniele. Fernanda, vuoi commentare? Stiamo chiudendo, però insomma anche qui Daniele ha messo questioni importanti sul tavolo. No,
No, va bene, mi piace molto come ha concluso perché è veramente bello. È lei, è Flannery O'Connor. E Flannery. E Flannery, era Flannery anche giovanissima, perché se uno legge i frammenti che tu del suo diario spirituale sono Ma la anche quello. consapevolezza di questa ragazza che a 20 anni anche a meno sentiva questa vocazione, stavo guardando proprio mentre Daniele citava, stavo anch'io scorrendo il libro, così prendo delle schegge, caro Dio, non posso amarti nel modo in cui vorrei, ma non c'è nessuno che mi possa insegnare a pregare. Caro Signore, ti prego di dare alle persone come me che non hanno il cervello adatto a far fronte a tutto questo un'arma di qualche genere, non per difenderci da loro, ma per difenderci da noi stessi, dopo che loro avranno finito con noi. Mio caro Dio, non voglio che questo diario sia un esercizio metafisico, ma un qualcosa di lode a Dio. Quanti anni aveva Fernanda quando scriveva queste cose? Una 20, ragazza, 20 anni. 20, 20, 21 è il periodo in cui lei è all'università, comunque anche in quello prima, quello quando è adolescente. Adesso le frasi a memoria non le ricordo, però sostanzialmente dice la stessa cosa. Dio mi sta mettendo alla prova, c'è qualche cosa, perché sono così? Perché Dio mi sta chiedendo qualcosa e poi lei lo scoprirà poi quale sarà il suo qualcosa. E è molto bello nel diario quando lei dice Dio, rendimi strumento delle tue storie, come la macchina da scrivere lo è per le mie. Non farmi pensare, leggo, ti cito, pagina 67, non farmi pensare, caro Dio, che io non sia altro fuorché lo strumento della tua storia, proprio come la macchina da scrivere lo è per me. Esatto. Io mi vorrei congedare con questo Questo. brano fantastico. Vi faccio vedere ancora, intanto ringrazio tutti quelli che sono intervenuti a questa tavola rotonda, diciamo così, in festa per questa nuova biografia, che è in libreria da oggi, è Fernando Rossini, Vita, Opere, Incontri di Flannery O'Connor, Edizioni Ares, la trovate in libreria, la trovate a colpo di clic sul sito delle Edizioni Ares già da stasera, anche in formato ebook, se qualcuno non può stare, non sta più nella pelle, come spero, di comprarla. È una festa questa per stasera, quindi io faccio un gigantesco in bocca al lupo a Fernanda, perché inizia oggi la sua avventura di biografo. Chiedo a tutti, se vi è piaciuta questa diretta, di condividerla con gli amici, di segnalarla, perché rimarrà disponibile sulla pagina Facebook di Edizioni Ares, per cui ecco, credo sia un bel servizio, perché abbiamo detto tante cose interessanti. Vi do appuntamento alla prossima diretta, che è domani alle 21, sempre su questo canale, per il romanzo di Anna Benvenuti, ancora tutto da imparare, una lettura ideale per le ragazze delle scuole superiori. Cosa dire ancora? Grazie davvero tutti, grazie Daniele, in bocca al lupo per il tuo libro che è Ma in questi grazie giorni in libreria, La Croce e la Via, San Paolo. Bruno, in bocca al lupo per tanti progetti Ares che ti stanno affaticando in questi giorni. Fernanda, sei bravissima, è stato bellissimo, siamo partiti. a voi. Grazie a tutti, Grazie buona serata. a tutti e buona serata a tutti. A tutti.